Si torna a scuola, finalmente in presenza, ma rispettando tutte le norme di sicurezza. In provincia di Teramo il totale degli studenti è di 38.624, circa 700 in meno dello scorso anno. Nonostante la diminuzione generalizzata di allievi, non si è verificata alcuna contrazione del personale. Inoltre le assunzioni del personale docente, educativo e ATA in Abruzzo si sono concluse con 1.076 immissioni in ruolo, di cui 819 docenti e 256 personale ATA. Lo scientifico Einstein di Teramo è il liceo più frequentato in ambito provinciale, 1.148 studenti e 52 classi. Rientro a scuola tranquillo e soddisfazione dei ragazzi per essere tornati alla normalità. Primo giorno di scuola, intanto l'entrata com'è andata? L'entrata è andata molto bene, come costume del liceo scientifico, i piccoli, cioè i ragazzi delle prime, sono entrati da soli, così hanno familiarizzato con l'ambiente, abbiamo anche dato la possibilità ai genitori di studiare da lontano le espressioni dei loro figli e vivere l'emozione del primo giorno di scuola, che è un evento importante per tutta la famiglia. Invece tutte le altre classi, dalle seconde alle quinte, sono entrate alle 9.10, pertanto le prime usciranno alle 12.10, tutte le altre classi alle 13.10. I professori ci sono tutti? I professori ci sono, si nota comunque un anticipo di tutte le operazioni di nomina rispetto all'anno scorso, quindi si nota un miglioramento in questo senso, rimangono alcune criticità che contiamo di risolvere nell'arco di una settimana. Lei che messaggio ha dato a questi ragazzi in questo primo giorno? Sempre un messaggio di speranza e di positività, perché la scuola deve insegnare a guardare al futuro con gli occhi della speranza, ancor più quando si supera un momento difficile come quello che hanno vissuto i nostri ragazzi. Difficile per tutti, ma ancor più per i ragazzi nella fase della preadolescenza, quando costruiscono il sistema delle relazioni e l'io si apre al mondo. Un primo giorno di scuola emozionante, soprattutto per i più piccoli. La scuola elementare Noè Lucidi di Teramo ha accolto i bambini delle prime con un festone colorato di benvenuto, come si fa nelle feste di compleanno. Un modo allegro e affettuoso per far iniziare il lungo percorso dell'istruzione con leggerezza.